la nostra trasformazione potrebbe passare anche dal nome. Questo è stato un po' il ragionamento che ho fatto. Everyone's work is equally important. Per trovare un posto giusto nel mondo. Questa è un, fai conto che è una piramide, io non so disegnare, ma fai finta, no? Allora, questo è il triangolo dei pregiudizi. Ok. Quindi noi troviamo, interagiamo, collaboriamo con persone di valore con una certa attitudine che sono professionisti, imprenditori, quindi sempre verticali su quello. Costruiamo con loro opportunità di business, di lavoro, di incontro, di formazione. Il triangolo dei pregiudizi oggi in Italia è composto da questo. Quindi, il pregiudizio, ok, tra uomo e donna, ok, poi c'è che è on top, cioè ne parliamo. Lo raccontiamo, l'abbiamo probabilmente anche in generale molto sdoganato, no? Diventa, a quel punto diventa veramente intergenerazionale. Poi c'è il pregiudizio di razza, ok, che sì, l'abbiamo sdoganato, ma è ancora un po', no, sotto. Sono i guerrieri, lo descriveremo sul sito, facciamo un bel manifesto, chi è il guerriero per noi. Perché la generazione dei guerrieri in realtà è una generazione trasversale e non più verticale, quindi che domani si chiami generazione alfa, beta, gamma, delta, non ci importa, perché se ci saranno sempre dei guerrieri e quindi può andare avanti per la sua strada. Poi c'è il pregiudizio sull'orientamento sessuale. Della persona che si deve invece affacciare al mondo del mercato e che deve trovare nuovi modi di comunicare e di farsi valere. E poi qui c'è il pregiudizio sull'età. E poi all'interno del gruppo Warriors Generation ci sono le varie società distaccate, come può essere la Media Company, può essere la società di formazione workshop che stiamo creando. Social media, comunicazione, nuovi media chiamiamoli, che in realtà sono nati per le nuove generazioni, ma non sono più per le nuove generazioni, non solo. Io oggi gioco su TikTok e sono vecchia. E 10 anni fa ero su Facebook, oggi c'è mio padre e c'è mio padre. Cioè io quando mi ritrovo ad andare da un cliente qualsiasi voglia, se diciamo un prospect, per non un cliente, e mi viene detto, ma facciamo un brief, ti do un medico? No, io non voglio raccontare qualcosa che non sia corrispondente al reale, perché poi dopo, soprattutto i giovani, riescono a percepire questa bugia molto molto presto. Andando in ti racconto che cosa fanno le mie persone, cosa fanno le aziende, quali sono i progetti speciali che gestiamo, per cosa ci battiamo tutti i giorni, come collaboriamo e viviamo all'interno dell'azienda. Ti racconto tutto questo perché tu domani potrai venire a lavorare da me, potrai comprare qualcosa da me, potrai essere un mio partner potenzialmente, potresti essere un mio investitore se sei una startup. Certo. Quindi quello che noi vogliamo fare con i contenuti video è permettere alle aziende, ai professionisti, agli imprenditori di essere più vicini, più spontanei, più genuini in quello che vogliono comunicare online, quindi la loro presenza online, che ormai è la loro presenza, esatto. Appunto. Cioè, la loro presenza è online.